Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano. Partiamo subito con la scaletta di oggi, una scaletta ricca di argomenti dedicati sia alla pallamano azzurra, alla squadra federale Campus Italia, sia ai campionati, massimi campionati, ma non soltanto. Nella seconda parte parleremo anche di Serie A Bronze e di Serie B. Inizio subito però presentando i nostri ospiti. Iniziamo dalla Campus Italia, Campus che ha vinto la settimana scorsa la sua seconda partita nel campionato di Serie A Silver. Ha battuto 33-32 la formazione della Re Borbone Cus Palermo. Tra i protagonisti del campo, ottima prestazione, 5 gol per lui, l'ala sinistra Simon Sirot. Ciao Simon. Ciao Matteo, ciao a tutti. E in collegamento, Simon è di origini altoatesine, bressinese, arriva da Bressanone. In collegamento invece abbiamo un abruzzese, scherzavamo, microfoni spenti, un abruzzese in Alto Adige, è primo in classifica nel campionato di Serie A Gold, arriva da Teramo ma gioca nel Bolzano. Saluto con grande piacere Riccardo Di Giulio alla destra del Bozen. Ciao Matteo, grazie per l'invito. Con te Riccardo poi parleremo del percorso che state svolgendo a Bolzano, una stagione davvero, forse anche per quello che si poteva prevedere alla vigilia, sopra le aspettative. Bolzano che guida la classifica del massimo campionato italiano, sono tanti tra l'altro gli abruzzesi lì in alto in graduatoria, non soltanto Riccardo Di Giulio che è primo in classifica e quindi si merita naturalmente la copertina, ma anche nel Brixen Stefano Arcieri, Andrea Colleluori, portiere del Merano, o a Conversano è infortunato ma è abruzzese anche Pasqualino Di Giandomenico. Andiamo con ordine però, non perdiamoci in eccessive chiacchiere. Campus Italia che ha battuto come detto il Cus Palermo, soddisfazione in casa Campus, gran prestazione della squadra federale giovanissima come al solito che ha battuto il Palermo. Al termine della partita ha parlato il vice allenatore Marcello Gabriele. Arrivano due punti importanti soprattutto per il morale in casa Campus Italia, perché insomma è un gruppo giovane che vuole crescere, ma poi anche i risultati aiutano. Beh sì, sicuramente vincere aiuta sempre, soprattutto ai ragazzi di 16 anni che comunque fanno sacrifici, si allenano mattina e pomeriggio tutta la settimana, quindi siamo contenti noi in primis, ma immagino tutta la dirigenza, tutta la federazione per questa vittoria. Una vittoria voluta e costruita un po' in tutti i 60 minuti, ma soprattutto nel secondo tempo, quando il Cus Palermo è andato avanti di 4 gol, lì è uscita fuori la forza proprio dei giovani ragazzi di voler rientrare in partita e volerla vincere. Sì, questa è una caratteristica che abbiamo dimostrato di averla in tutte le partite, anche quando siamo sotto di molti gol, non molliamo, cerchiamo sempre di rientrare. Oggi è stata una bellissima partita, soprattutto difensiva, dove hanno funzionato i nostri meccanismi e che poi ci hanno permesso di aiutare il portiere e di spingere in prima e seconda fase. Molto bene in quella fase, cioè quando è stata costruita un po' la vittoria, quella del secondo tempo, soprattutto la difesa, perché poi le vittorie si costruiscono partendo da lì, difendendo bene e poi mettendo in luce la caratteristica di questo gruppo, cioè la seconda fase e la velocità. Sì, sì, noi dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche, siamo giovani, veloci, se riusciamo a difendere così per 60 minuti siamo difficili da affrontare, riusciamo a correre e a fare il nostro gioco. Questo può rappresentare un ulteriore tassello messo, un ulteriore mattoncino messo per la costruzione del gruppo che tra oramai un mese si andrà a giocare proprio qui a Chieti, insomma la qualificazione dei campionati europei, perché questo del Campus insomma è un gruppo stabile che fa parte di quella rappresentativa. Sì, sì, l'obiettivo è sicuramente importante, però noi ci concentriamo soprattutto sulla crescita dei ragazzi, che non ci dimentichiamo che loro devono stare qui 2 anni e devono finire questo percorso, che sono giocatori completi, sia difensivi che offensivi. Quindi tra un mese ci saranno le qualificazioni, saremo pronti, però diciamo, l'obiettivo è sempre quello di far crescere i ragazzi.
Le parole di Marcello Gabriele, il vice allenatore del Campus Italia. Simon Sirot, bella prestazione perché è stata una partita che vi ha visti a lungo anche in svantaggio, siete stati bravi però poi a riprenderla, siete saliti molto in difesa come diceva anche Marcello Gabriele nell'intervista e siete stati bravi a colpire in gioco veloce anche con i tuoi contropiedi. Sì. Allora in difesa abbiamo giocato bene, i portieri hanno fatto delle parate importanti e comunque in attacco abbiamo sbagliato pochi tiri e secondo me quello ci ha aiutato a vincere. In collegamento abbiamo ancora Riccardo Di Giulio, io non l'ho detto in precedenza Riccardo, ma voi due l'anno scorso giocavate nella stessa squadra a Bressanone perché Simone è arrivato quest'anno a Chieti, tu fino allo scorso anno militavi nel Brixen, come si comportava? Se lo merita di stare al campus tra i migliori talenti italiani? Ma sicuramente lui, penso di sì, nel senso io non sono nessuno ovviamente per giudicare, però ti dico per quello che io ho visto in allenamento, un ragazzo che si è sempre impegnato, ha delle qualità fisiche notevoli, lui sicuramente ha un'ottima etica del lavoro e quindi non può che, spero, mi auguro per lui che possa fare per migliorare, perché no, diventare un giorno il futuro della nazionale. Etica del lavoro è la parola chiave, no? Perché al Campus Italia serve soprattutto quello, no? Ci si abitua a ritmi molto molto alti. Sì, si fa tanti allenamenti e qualche volta diventa anche tosto. Tosto, ma ti sei abituato adesso? Mi sono abituato, sì. Beh, bisogna dire che tu arrivavi comunque da una città di pallamano, da una tradizione, no? Pallamanistica, quella di Bressanone, che non è una città come le altre, perché Bressanone è una realtà della pallamano italiana. L'Alto Adige in generale è un'area geografica per la pallamano italiana che ha una grande tradizione, che è abituato, ha vinto anche scudetti, insomma, che è abituato a stare sull'alto livello. Sì. Brixen è una squadra dove sono cresciuto tanto, secondo me, e mi ha aiutato anche a diventare un giocatore più forte. E sì. E poi quando è arrivata la chiamata? Poi quando è arrivata la chiamata... Come l'hai accolta? Ero felice e non aspettavo il momento di arrivare qua. Avevi qualche riferimento magari, non so, conoscevi altri ragazzi del precedente Campus Italia o comunque c'è un modello al quale ti ispiri tra i giocatori della nazionale, tra i giocatori del precedente Campus? Sì, Paoli per esempio, che ha anche giocato al Brixen di Bressanone, mi ha detto che comunque devo godere questa esperienza e divertirmi e... Ci sto provando. Assolutamente sì, si viene come detto dalla seconda vittoria in campionato, tra i protagonisti del campo. Al termine della partita abbiamo ascoltato il più piccolino della vostra squadra, perché tu sei un 2007, sei giovanissimo, ma ce n'è uno ancora più giovane che è Francesco Imerion, classe 2008, 15 anni appena compiuti, è davvero proprio anagraficamente il più piccolo della squadra, quindi perdonategli anche qualche piccola inesperienza in termini di intervista. Stiamo vedendo anche la classifica del campionato di Serie A Silver, una classifica che vede il Campus Italia salito a quota 4 punti, 2 punti invece per l'altra abruzzese, Lions Teramo. Poi affronteremo il discorso Teramo sia con Di Giulio ma anche ascoltando le parole di Settimio Massotti. Dicevamo però di Francesco Imerion, ascoltiamo l'intervista all'ala destra del Campus Italia realizzata sempre da Andrea De Aloisio. Imerion, arriva la seconda vittoria in questa avventura nel campionato di Serie A Silver, insomma tanta gioia, una vittoria voluta dal primo all'ultimo minuto. La partita è stata molto combattuta, tanto giocata, abbiamo giocato molto bene ma abbiamo perso molti palloni in attacco perché siamo troppo frenetici, ma in fondo la partita è stata, non abbiamo mai mollato in pratica, abbiamo avuto un piccolo calo nel primo tempo ma abbiamo recuperato nel secondo. In avvio di secondo tempo addirittura siete andati sotto di 4 gol, dopo che il primo tempo era stato un primo tempo molto equilibrato, al massimo un gol di vantaggio per una o per l'altra squadra. Lì avete avuto la forza di ritirarvi su, di riagganciare il CUS Palermo e poi superarlo a lungo nella parte finale di partita. Già abbiamo sbagliato un po' in quel momento, ma abbiamo avuto la carica e la voglia di vincere e alla fine abbiamo recuperato e ce l'abbiamo fatta.
Parole di Francesco Imerio. Possiamo rivedere anche al volo la classifica, se possibile, con il nostro Andrea Di Fabio che ci aiuta dalla regia e ci assiste. Dicevamo del campus a 4 punti, Lions Teramo in coda alla graduatoria con 2 punti. Lions Teramo che ha perso la sfida della giornata scorsa per mano della Publiese Chiaravalle. Riccardo, siamo ancora in tema Serie A Silver, poi parleremo anche di te e della tua esperienza a Bolzano. Un Teramo che ha vissuto un doppio salto, no? In Serie A Silver, perché lo scorso anno era retrocessa dalla Serie A2 alla Serie B, è arrivato una specie di doppio ripescaggio e con tanti ragazzi di Teramo, probabilmente anche tanti ragazzi che conosci personalmente, sta affrontando non senza difficoltà, per la verità, questo campionato di Serie A Silver. Sì, il Teramo sta vivendo 2 anni di difficoltà, parlo di risultati. Io ovviamente sono lontano, quindi non so bene le dinamiche, però sicuramente mi fa male vedere Teramo ultimo in classifica, questo è poco ma sicuro, perché sono finiti i tempi in cui comunque Teramo era, non dico nel vertice, però comunque sempre metà classifica e senza problemi, e adesso sta vivendo un periodo di difficoltà, e ovviamente il ciclo vecchio è finito, quindi ne è iniziato uno nuovo, e quindi servirà del tempo e spetterà ovviamente ai giocatori, all'allenatore, allo staff, comunque dovranno fare di tutto per cercare di salvarsi. Ovviamente loro erano retrocessi l'anno scorso, quindi questo è stato un doppio ripescaggio, e spero che non sia, ecco, un passo più lungo della gamba. E sicuramente per quanto riguarda la società della Lions si valutano anche interventi sul mercato, come conferma il tecnico Settimio Massotti nell'intervista al termine della sconfitta contro Chiaravalle. Ora si spera che dopo la vacanza di Natale possa la presidenza fare qualche innesto di spessore, perché è chiaro che serve un tiratore. Ma sicuro, noi comunque abbiamo una filosofia, abbiamo sposato questo progetto, sapevamo le difficoltà, non è che adesso cadiamo dalle nuvole, sappiamo l'importante è mantenere la solidità della società, fare i passi in base a quello che uno può, se c'è la possibilità è evidente che bisogna rinforzare questa squadra, dovrebbe rientrare anche Toppi, che è sicuramente uno dei giocatori più di livello, dovrebbe rientrare lui, e se si riesce a raggiungere un altro terzino, allora poi la squadra secondo me diventa abbastanza competitiva, dunque speriamo che questo si possa fare, ma ripeto, noi il nostro primo obiettivo è quello di salvaguardare la società anche da un punto di vista economico. Dunque stiamo facendo i passi in base a quello che noi possiamo, altrimenti avremmo preso da subito 3 o 4 giocatori come fanno tutte le squadre. Oggi Chiaravalle aveva l'assetto base formato da gente tutta tra virgolette professionista, dunque questo garantisce un allenamento costante con sempre gli stessi giocatori e dei meccanismi che vengono rodati. Ecco, noi questa possibilità non ce l'abbiamo, ma lo sappiamo e continuiamo a lottare. So che fa male perdere, però dobbiamo adeguarci e cercare di non darci mai per persi, perché c'è sempre speranza e lotteremo fino alla fine. E dunque queste le impressioni di Settimio Massotti, vedremo quali saranno poi le evoluzioni in termini di organico, in termini appunto di mercato per la formazione teramana. Vediamo in grafica il prossimo turno della Serie Silver con il Teramo che dovrà affrontare un'altra gara complicatissima contro la Tecnocem San Lazzaro, sfida in casa della formazione bolognese a partire dalle ore 19, alle 18:30 invece trasferta in Sicilia per il Campus Italia, che affronterà l'Orlando Enna, una squadra, Simon, che non ha tanti punti, ma che in casa sua è molto temibile e che lì ha saputo battere anche proprio Chiaravalle, ma anche Camerano, che è la prima della classifica della Serie A Silver. Sì, in casa son forti e giocano sempre un gioco veloce, difendono bene, c'hanno un portiere forte anche. E sono una squadra da non sottovalutare. E voi me. Però state vivendo certamente un buon momento, no? Perché poi la cura migliore per crescere, è vero che voi fate un lavoro che poche squadre fanno in Italia per ritmi, per qualità del lavoro, al tempo stesso c'è il fatto che vincere, no? Aiuta comunque a allungare ulteriormente il margine di crescita, ecco. Sì, secondo me sì, ma comunque
A noi il mister ci dice sempre una nuova settimana, cioè quando inizia una nuova settimana 0-0. 0-0, si inizia da capo. Sicuramente questo ragionamento lo stanno facendo anche in casa Bolzano, dove stanno ragionando partita dopo partita. Possiamo vedere alcune immagini della stagione del Bolzano. Riccardo Di Giulio, arrivato quest'anno a Bolzano, sei stato uno dei tasselli voluti da Mario Sporcic, l'allenatore della formazione altoatesina. Vi aspettavate di essere dopo 11 giornate lassù, davanti a tutte le altre? Con tutta sincerità, io sapevo che era una squadra che poteva dire la sua, però come molte persone ovviamente si aspettavano, forse per noi non stiamo facendo più di quello che in realtà possiamo fare. Secondo me noi abbiamo in silenzio, nonostante il pensiero di molti, noi abbiamo lavorato in silenzio partita dopo partita, ovviamente non ci siamo fasciati la testa con obiettivi. Il nostro obiettivo era lavorare settimana per settimana e partita per partita, e ovviamente quando sai di aver dato tutto quello che potevi dare, esci ovviamente da una partita con serenità, e noi per fortuna abbiamo una serenità di gruppo, di squadra, stiamo lavorando bene. Mi auguro che possiamo continuare così, perché se il girone di ritorno, ovviamente ancora quello di andata non è finito, però avremo molti scontri diretti fuori casa, e quello sarà il girone di ritorno, sarà un vero girone appunto di fuoco. Nel mezzo anche la Coppa Italia, le finals che si giocheranno a inizio febbraio in Emilia Romagna. Diamo un'occhiata anche alla classifica del campionato di Serie A Gold per sostanziare quanto stavamo dicendo. Una classifica che, come detto, vede proprio il Bolzano davanti a tutte le altre, 19 punti, Sidea Group Fasano a quota 18, come l'Alperia Black Devils, squadra di Merano, poi c'è il Conversano a 17, ma le prime 7 squadre della classifica sono tutte raccolte in 5 punti, da ricordare anche come Sidea Group Fasano e Brixen abbiano una partita in meno, devono recuperare proprio lo scontro diretto legato al fatto che Brixen ha giocato la settimana scorsa in European Cup, centrando peraltro anche il passaggio del turno agli ottavi di finale. E Riccardo, adesso c'è questo super derby, no? Eccolo qua, la regia ce lo propone nella grafica del prossimo turno, Bolzano-Bressanone, derby d'Alto Adige, una delle partite più sentite nel calendario della pallamano sia italiana che poi della pallamano altoatesina, e anche per te è una partita contro la tua ex squadra. Non mi dire che è una partita come le altre, perché non ci credo. Ovviamente la mia ex squadra no, non è una partita come le altre. Comunque ho passato 4 anni della mia vita a Bressanone, quindi sarà una partita speciale. Ovviamente le emozioni devo saper controllare, perché comunque è uno scontro di vertice. Ed è un campionato questo molto, molto avvincente, perché l'anno scorso non era così. Adesso ci sono 6-7 squadre che sono a 2-3 punti, un punto, quindi ogni passo falso lo paghi caro. Adesso ci sono 3-4 scontri diretti, guarda Fasano Conversano, Merano Sassari, Bolzano Bressanone, quindi un campionato avvincente, ecco, quindi sono contento di questo, insomma. Che cosa farà la differenza secondo te alla lunga? Perché siete veramente in tante che possono a questo punto ambire all'ingresso nei playoff, all'ingresso nelle prime 4 posizioni. Ci dovranno necessariamente essere dei fattori che interverranno poi in corso di stagione, in corso di seconda parte, quindi di girone di ritorno, che dovranno fare la differenza? Sì, ovviamente sembra scontata, ma sono piccoli dettagli. Il Conversano penso che all'inizio della stagione era la squadra favorita, ma purtroppo questa stagione sta vivendo un sacco di infortuni, di Pasqualino, Jakemet, infortuni gravi. E adesso ho visto la partita che ha giocato con Sassari, non so l'entità dell'infortunio di Suid, del pivot. Quindi sai, tanti dettagli fanno la differenza, quindi anche gli scontri diretti sono molto decisivi, non sono solo partite a sé, sai che perdi le partite, devi vincere gli scontri diretti, devi fare meglio possibile.
Riccardo, scherzo ovviamente, ma è la domanda poi è seria. A Teramo siete abituati alle basse temperature, quindi non ti farai troppi problemi in Alto Adige, ma scherzi a parte, come stai in Alto Adige, come ti trovi in questa terra che ormai è diventata tua da tanti anni? Sì. Ormai questo è il quinto anno che sono in Alto Adige, devo dire ormai mi sono abituato, ovviamente sono abituato io a Teramo, il mare a 20 minuti, quindi sono abituato a temperature molto più alte, però devo dire che è un ambiente sereno, quindi ormai è la mia seconda casa, ho anche qui la mia ragazza, quindi sono un gruppo di compagni di squadra fantastici, mi trovo veramente bene. Grazie Riccardo Di Giulio, grazie per essere stato con noi. Ciao Riccardo, naturalmente con la promessa che ci ritroveremo anche in corso di stagione per continuare a parlare di pallamano assieme. Adesso continuiamo la nostra scaletta, parliamo di Serie A 1 femminile, vittoria importante per il Teramo di Daniela Palarie che batte il Mezzocorona, e all'orizzonte ci sono nuovi appuntamenti nel campionato di Serie A 1, vediamo. Sì, è vero, quindi abbiamo cominciato molto bene oggi, la partita diciamo che in primo tempo è andato benissimo sia in difesa che in attacco, le ragazze sono state brave, però in secondo tempo un po' di fatica ce l'abbiamo avuta, anche perché un po' di sconcentrazione o forse, non lo so, ogni tanto ci perdiamo un po', però alla fine meno male abbiamo vinto, perché questa partita per noi era molto importante, quindi faccio complimenti alle ragazze che alla fine è andata bene, dai. Più che altro perché magari anche il più 3 alla fine non rende giustizia a quello che avete fatto durante la gara, dove eravate arrivati anche 8 più 9. Sì, che posso dire, dai, cioè non voglio parlare di più perché non mi piace parlare tanto, sono contenta soltanto che abbiamo vinto, perché abbiamo anche altre partite da adesso un po' abbastanza difficile, quindi pensiamo più sulle altre partite adesso. Questa è andata diciamo anche bene così come è andata, e quindi niente, ci dobbiamo allenare ancora di più. Teramo che si gode il momento, vediamo la classifica, un momento positivo perché con questa vittoria Teramo ha ottenuto la qualificazione diretta alle finals di Coppa Italia, classifica guidata dalla Cassano Magnago a 15 punti, Erice squadra siciliana a 13, poi Brixen Sud Tirol e Iomi Salerno che completano la griglia momentanea naturalmente dei playoff scudetto. Vediamo anche in grafica il prossimo turno con le sfide che ci aspettano nel prossimo fine settimana, in modo particolare Teramo che dovrà fare visita al Brixen Sud Tirol dell'ex Giorgia Di Pietro, anche lei teramana, che fa parte della nutrita colonia di giocatori teramani sparsi un po' in giro per l'Italia e abruzzesi, non soltanto ovviamente teramani. A proposito di Teramo, nel prossimo fine settimana ci sarà un appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Handball che rappresenta una prima volta in assoluto, prima edizione infatti del campionato italiano di wheelchair handball, presentato ieri nella sala consigliare della provincia di Teramo. 9 e 10 dicembre, come detto, si gioca al Pala San Nicolò di San Nicolò a Tordino, nell'organizzazione Lucia Verticelli, che abbiamo ascoltato per rappresentare l'appuntamento. Siamo orgogliosissimi di questa nuova iniziativa della Federazione Italiana Gioco Handball, soprattutto sono orgogliosa io che mi sono dovuta occupare dell'organizzazione di questo evento. Da qualche anno sono stata delegata dal presidente federale Pasquale Loria al paralimpico, allo sport paralimpico, e grazie al presidente Pancalli che ci ha dato fiducia siamo riusciti ad arrivare ad oggi che abbiamo organizzato il primo campionato italiano di pallamano in carrozzina. Abbiamo contattato altre realtà, ma quelle che ci hanno dato subito disponibilità sono state queste e si stanno allenando da mesi, quindi io spero di vedere anche una parte agonistica importante, quindi io invito tutti a venire a vedere questo primo campionato di pallamano in carrozzina a San Nicolò a Tordino, in provincia di Teramo, al Pala San Nicolò, il 9 e il 10 di dicembre. Battipaglia, Perugia, Livorno e Vigevano, queste le quattro squadre che si sfideranno alla Pala San Nicolò per la prima edizione del campionato italiano di wheelchair handball. Tra poco torniamo a chiacchierare anche con Simon Sirot qui al mio fianco, parliamo sempre di Campus Italia ma non soltanto, adesso ci fermiamo, riprendiamo fiato per un attimo e poi torniamo.
C'è il derby d'Abruzzo nel prossimo fine settimana nel girone C di Serie A Bronze maschile. Vediamo la classifica che ci porta a questa gara. Sono appaiate vicinissime, anzi in classifica Pescara e Chieti, 6 punti per i biancoazzurri che hanno vinto la settimana scorsa 38-35 contro Gaeta. Ha perso Chieti invece contro il Noci 33-31, 4 punti per la squadra di Alessio Savini. Vediamo in grafica il prossimo turno, lo abbiamo anticipato, c'è il derby e dunque partita Chieti di Pescara, sentitissima, 9 dicembre nella casa della pallamano con fischio d'apertura alle ore 18. Passiamo anche alla Serie B, rapidamente sempre con l'aiuto delle grafiche, vediamo la classifica che è ereditata dopo l'ultimo fine settimana: Camerano a 10 punti, Lions Teramo 8, Cus Ancona 6 punti, Cingoli, Chieti e Città Sant'Angelo tutti a 4, Falconare e Pescara che chiudono la classifica con 2 punti. Prossimo turno per il girone dell'area 6 Abruzzo Marche, vediamolo anche in questo caso, si gioca tra il 10 ed il 17 dicembre per l'ultima partita: Pescara Chieti, Cingoli, Cus Ancona, Camerano, Lions Teramo e poi il 17 dicembre Falconara, Città Sant'Angelo. Prima di andare in chiusura volevo tornare a chiacchierare con Simon Sirot per chiederti: Simon, hai sposato questo progetto, hai scelto questo salto dall'Alto Adige, anche geografico abbastanza importante, dall'Alto Adige a Chieti, come ti stai trovando e il sogno nel cassetto di Simon Sirot? Allora, mi sto trovando bene perché comunque abbiamo una squadra dove ci capiamo, possiamo chiacchierare sempre, ci capiamo bene. E, nel mio cassetto io vorrei giocare all'estero, in Germania o al Magdeburg o dai Rhein-Neckar Löwen, sì. Tutte piccole squadre. Sì, diciamo. Tutte piccole squadre. Hai sentito per caso, non so, conosci Leo Prantler, giocatore della nazionale italiana che gioca in Bundesliga, appunto, magari ti ha raccontato qualcosa, non so. Non lo conosco sinceramente. Allora cioè, te lo devo presentare. Lo Beh, no, insomma, immagino che questi siano giocatori che siano un po' un riferimento per voi. Leo, sì, che gioca, esatto, in Bundesliga. Penso anche a De Angelis che fino all'anno scorso era al campus e adesso gioca in Asubal. Esatto, sì. Comunque sono degli esempi non solo per me, ma penso per tutti, che tutti i giovani che giocano a pallamano sì. A proposito di giovani, di giovanissimi, poniamo l'accento prima di chiudere, prima di salutarci, su un'iniziativa che si è svolta alla Pala Giovanni Paolo II di Pescara, tra l'altro che ha riaperto i battenti dopo i lavori che avevano caratterizzato la prima parte d'anno, quindi anche l'Handball Club Pescara riprenderà a giocare in Serie A Bronze all'interno del suo impianto storico che l'ha accompagnata negli anni più recenti. Vediamo le immagini, un'iniziativa organizzata dalla Ugan Pescara, iniziativa appunto promozionale, e stiamo vedendo le foto, tra poco vedremo anche i video. Il 3 dicembre scorso l'edizione 2023 del trofeo Topolino, torneo di pallamano riservato appunto alle scuole primarie, organizzato dalla Ugan Pescara, circa 150 piccoli atleti degli istituti comprensivi di Pescara 4, 6 e 7 nelle categorie Under 7, Under 9 e Under 11, la partecipazione come vedete anche delle autorità politiche pescaresi con l'assessore allo sport Patrizia Martelli, del sindaco Carlo Masci, tanti bambini, quindi tanta promozione legata alla pallamano. A proposito di promozione, visto che siamo in un unico filo che unisce, seppure indirettamente, questa serie di iniziative, altissimo livello, altissima pallamano internazionale, campionati mondiali, anche qui vediamo la clip perché si gioca, per quanto riguarda la fase conclusiva, la fase finale, gli ultimi 10 giorni dei campionati mondiali femminili che si stanno giocando in Scandinavia. Scandinavia, Norvegia, Svezia e Danimarca, le nazioni che lo ospitano. Norvegia, Svezia e Danimarca, che sono anche le tre squadre che possono arrivare fino in fondo. Norvegia campione del mondo in carica. Su Pallamano TV, la piattaforma della Federazione Italiana Gioco Handball, pallamano.tv, c'è la possibilità di seguire le gare più entusiasmanti in diretta con telecronaca in lingua italiana. Il 9 dicembre Ungheria-Svezia alle 20:30, il 10 dicembre Norvegia-Francia alle 20:30, l'11 dicembre, lo stiamo vedendo anche in grafica, Danimarca-Germania anche in questo caso alle 20:30. Queste sono le gare del main round, poi i quarti di finale, le semifinali del 15 dicembre e la finale del 17 dicembre saranno trasmesse anche in diretta televisiva su Sky Sport Max, e dunque ampia copertura per scoprire la bellezza e la spettacolarità della grande pallamano internazionale che tanto al maschile
maschile quanto alla femminile, offre davvero grandissimo divertimento, grandissime giocate, grandissima tecnica. Hai visto qualche partita, Simon? Non ancora, allora non ancora. Assolutamente cerchia in rosso, perché davvero giocano a ritmi elevatissimi ed è grande spettacolo. Grazie a Simon Sirot. Grazie a te. Grazie a voi per averci seguito. Noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Rete 8, finale d'anno, c'è la Supercoppa che si giocherà a Chieti nel weekend del 16 e 17 dicembre, poi addirittura a gennaio le qualificazioni europee, ci sono proprio i ragazzi del campus che scendono in campo, dunque tanta pallamano azzurra. Auguro che non cambia, buona pallamano a tutti. Ciao.